Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video andrò a parlare del mio nuovo acquario con allestimento a tema asiatico, nello specifico dell'Asia meridionale. Dico a tema asiatico perché questo tipo di acquario non si pone come obiettivo di ricreare un biotopo. Infatti, per fare un biotopo serve ricreare le condizioni chimico, fisiche e di allestimento di una ristretta area geografica, una parte di un determinato fiume o lago di una determinata parte del mondo e ricrearla in acquario in modo perfetto, quindi stesso tipo di acqua a livello di chimica, stesso tipo di allestimento, quindi stessa sabbia, stessi tipi di tronchi delle stesse specie che troviamo in quella zona, stessi pesci, quindi ovviamente pesci di quella ristretta area geografica che convivono in natura, stesse piante, eccetera. E vi assicuro che ricreare un biotopo non è affatto facile, ovviamente dipende da quale vogliamo fare. Comunque sia, questa vasca sarà a tema asiatico, nello specifico Asia meridionale, e ospiterà principalmente, per quanto riguarda i pesci, Puntius titteia, Trichogaster lalius e Botia loaciata. Detto questo, partiamo a vedere come ho allestito la vasca. Innanzitutto si tratta di una vasca che ho fatto io, quindi delle misure un po' particolari che difficilmente troviamo in commercio. Si tratta di un 85x30x30, quindi come vedete è già molto lunga ma bassa a livello di proporzioni, e questa è una cosa molto importante perché comunque andiamo ad inserire pesci che staranno sul fondo, quindi non useranno l'altezza, anabantidi di Trichogaster lalius, che quindi non useranno l'altezza, anzi una vasca bassa è da preferire, e dei pesci di banco, quindi i Puntius titteia, che nuoteranno solo in lunghezza. Per questo motivo la vasca è stata costruita così. A partire dal fondo ho usato un fondo fertile, fai da te. Sapete che io spesso utilizzo la terra di campo, però questo non significa che ve la consiglio, o meglio, ve la consiglio, però dovete saperla gestire. Innanzitutto è molto più concentrata rispetto al classico fondo fertile commerciale, quindi attenzione a come la usate. Se ne mettete troppa e non la sapete gestire, il rischio è di avere esplosioni algali. Inoltre dovete stare attenti alla sua chimica, nel senso che è importante che sia inerte o almeno non sia troppo calcarea, o comunque non vada a dare problemi anche di fosfati ad esempio, quindi magari una terra troppo organica con troppi materiali in decomposizione potrebbe fare danni. Quindi io vi dico, se la volete usare fate un po' di test e fate attenzione. Inoltre è un tipo di fondo che per essere utilizzato bene va piantumato in modo estremo fin da subito, soprattutto con piante con una grande attività radicale, e quindi parlo principalmente di Cryptocorine, Echinodorus e Vallisneria. Detto questo, dopo aver fatto uno strato di circa un centimetro di fondo fertile, come potete notare l'ho fatto solo nella parte centrale e posteriore della vasca, questo perché il fondo fertile non deve mai toccare i vetri a vista, perché altrimenti esteticamente sarà un qualcosa di negativo. Per quanto riguarda invece il fondo vero e proprio, ho utilizzato una sabbia inerte di un colore scuro, è un classico nero. Principalmente è una sabbia che va dai 0,3 ai 0,7 0,8 mm, anche se c'è qualche granello un po' più grande. Però in linea di massima non è una sabbia finissima, però comunque possiamo dire che rientra ancora nei parametri per essere definita sabbia. Infatti la sabbia più fine va dai 0,1 ai 0,3 mm. Per quanto riguarda i tronchi, mi interessava avere qualcosa di abbastanza ramificato, ma non troppo. Per questo ho utilizzato dei tronchi di vite. Ovviamente sono stati bolliti per essere tenuti sul fondo, ma non bastava, e quindi poi ho dovuto zavorrarli con delle pietre, che poi ovviamente sono state tolte. Per quanto riguarda le piante, era importante andare a piantumare in modo estremo fin da subito, quindi ho piantumato con tantissime piante, sia a crescita rapida che non, e soprattutto a grande attività radicale. Quindi tutto lo sfondo è stato totalmente piantumato di Vallisneria, a sinistra con la Gigantea e a destra con la Spiralis. Sempre rimanendo sulle piante a crescita lenta, ho inserito anche delle Cryptocorine, poi ho inserito delle Anubias, delle Echinodorus e in futuro forse inserirò anche del Microsorium. Per quanto riguarda invece le piante a crescita rapida, ho inserito al centro della rotola rotundifolia, quindi con quel colore arancione che trovo molto interessante in questo tipo di allestimento. Poi ho inserito della Ludwigia Mini Super Red, quindi parliamo di una pianta rossa. Ho inserito anche della Limnophila acquatica, in questo caso classica pianta a crescita rapida verde, molto utile perché essendo molto molto rapida assume velocissimamente e in grosse quantità gli inquinanti. Come altre rapide ho inserito del Myriophyllum spigatum, della Igrofila polisperma, poi le classiche galleggianti, quindi Pistia stratiotes, Salvinia natans, Lemna minor, eccetera. Ora parliamo velocemente della tecnica e della chimica dell'acqua. Per quanto riguarda la tecnica, ho innanzitutto un termoriscaldatore da 100 watt, poi ho un filtro interno a cassettoni, quindi ovviamente con la sua pompa, poi ho un'illuminazione a LED che mi garantisce quei 0,6 watt per litro di LED ovviamente, e poi ho un impianto a CO2
plastico a bombola ricaricabile. Quindi ho evitato classici sistemi di fedetel come lieve di zucchero, acido citrico e simili. Ho anche evitato la bombola usa e getta, che costa di meno, però ovviamente usa e getta, quindi la spesa, seppur non è enorme, la dovrò andare a rifare poi ogni volta. Parliamo ora della chimica dell'acqua. Ho utilizzato un'acqua con KH4 e GH8, quindi nel mio caso non ho dovuto utilizzare tantissima osmosi con l'acqua di partenza. Per quanto riguarda l'acidificazione, non l'ho fatta con i tannini, o meglio, sappiamo che per acidificare con i tannini dobbiamo portare l'acqua ad un KH di massimo 3, 2-3 per tannini in piccole quantità come la catappa, o possiamo anche azzerare il KH nel caso di utilizzo della torba, che in quel caso farebbe anche da effetto tampone. Ecco, io in questo caso ovviamente ho acidificato con la CO2, quindi un KH di 4 va benissimo per acidificare. Inizialmente lo tenevo a 5, ma poi l'ho abbassato. I tannini comunque ci sono, perché ho inserito una piccolissima quantità di torba e chiaramente i legni in vasca comunque rilasciano anche i tannini. Però i tannini in questo caso servono a colorare l'acqua ambrata e per gli acidi umici che rilasciano, che sono importanti per le mucose dei pesci. Però ripeto, l'acidificazione la fa la CO2. Parliamo ora della fauna. A test fatti, quindi nitriti a zero e nitrati un po' più alti, quindi la sicurezza che il ciclo dell'azoto è perfettamente avviato e funziona perfettamente, ho cominciato gli inserimenti dei pesci. Sono partito con 15 punti ostitteia, poi ho inserito i miei 4 Trichogaster Lalius. Questi sono due delle femmine nate da me quest'estate e due che sono i riproduttori che avevo comprato l'anno scorso. Parliamo di pesci tutti nati in Italia. Questo lo specifico perché nei Trichogaster si parla spesso di animali magari malati, deboli, addirittura certe volte deformi. Questo perché nelle grandi farm asiatiche sono riprodotti in massa e purtroppo la loro fama di animali deboli e spesso malati è alquanto vera. In seguito ho inserito altri 5 punti ostitteia e 5 boti aloaciata. Quindi per quanto riguarda i punti ostitteia mi fermo qui, 20 vanno benissimo. Invece i boti aloaciata punto a farli diventare almeno 7. Per il momento avevo solo questa disponibilità di 5, però prossimamente ne inserirò altri. Sono comunque pesci molto timidi, sono dei cobitidi. Non raggiungono grandi dimensioni a differenza dei classici Chromobodia macracanthus, quindi al contrario dei 30-35 cm di macracanthus, questi rimangono generalmente sui 10-12-15 cm. Come altra fauna ho inserito anche delle planorbelle diuri o Planorbarius corneus. Non ho ancora ben compreso la classificazione di questi animali. Per concludere, la chimica dell'acqua si è stabilizzata con un KH di 4, un GH di 8, massimo 9, un pH che oscilla tra il 6 e il 6,5 a seconda del momento della giornata, perché chiaramente abbiamo la CO2 che acidifica e anche la CO2 prodotta dai pesci, dalle piante e dai batteri. Ovviamente nitriti a 0 e nitrati che cerco di mantenere sui 10, anche se non è facile perché purtroppo tendono sempre ad essere a 0. Questo non è positivo perché sappiamo che le piante per assumere correttamente i nutrienti hanno bisogno di un rapporto di circa 10 mg di nitrati. Quando arrivano a zero il rischio è che le piante vadano in blocco, non assumono più i nutrienti e chiaramente a quel punto comincerebbero a crescere le alghe. Quindi in certi casi conviene aggiungere magari un po' più di fauna o andare a fertilizzare magari con del cifo azoto o del nitrato di potassio. Per il momento ancora non ne ho bisogno perché comunque la fauna non è per nulla scarna, anzi. Al momento sono 29 pesci, ne dovrò aggiungere almeno altri 2-3 e chiaramente ci sono anche le Planorbarius. A questo punto vorrei velocemente parlare anche un po' della spesa fatta per allestire una vasca del genere, perché io sono dell'idea che l'acquariofilia innanzitutto sia per tutte le tasche. Però allo stesso tempo ho visto acquari con delle spese enormi per essere allestiti, con risultati però davvero pessimi. Allo stesso tempo però ho visto acquari con spese veramente bassissime, ma con risultati del tutto ragguardevoli. Partiamo quindi dalla vasca. La vasca l'ho realizzata io. I vetri sono di recupero, credo fossero delle mensole prima, anche se non ne sono sicuro. Chi segue tanto il canale ricorderà che questa vasca l'ho già assemblata forse 2 o 3 anni fa. Però in quel video lì la vasca è lunga 1 metro. Infatti in questo caso con un mobile di 90 cm ho dovuto accorciarla, quindi l'ho smontata, ho tagliato i vetri ad 85 cm di lunghezza e l'ho riassemblata. La spesa è stata praticamente nulla, se non 2,50 euro di silicone. Però ripeto, i vetri sono di recupero. Abbiamo poi il filtro, che è un filtro che era di un altro acquario che ho da almeno una decina di anni. Anzi, la pompa è anche più vecchia, quindi sempre qualcosa che mi ritrovavo ad avere per le mani. Idem il termoscaldore da 100 watt, un tropico della Wave, con credo 10 o 12 anni di vita alle spalle. Peraltro colgo l'occasione per consigliarveli perché la qualità di questi termoscaldori è veramente ottima. Quindi anche questo me lo ritrovavo.
La bombola di CO2 anch'essa ce l'avevo, me la sono ritrovata da tanti anni, anche perché si può notare che comunque è vecchiotta, oggi le fanno con un'estetica sicuramente migliore. Per quanto riguarda l'illuminazione invece abbiamo detto che è una barra LED, una classica barra LED di quelle che si utilizzano per la casa, l'ho pagata 10 euro, ho solo smontato il diffusore opaco che nel mio caso non mi serviva, anzi preferivo avere i LED a vista che sono chiaramente più efficienti e hanno una resa migliore anche per quanto riguarda l'estetica. Infatti abbiamo in questo modo la rifrazione del pelo dell'acqua, quindi tutte le increspature sul fondo. Parlando poi dell'allestimento, tutte le piante tranne la Ludwigia sono coltivate da me. Chi mi segue sa che io in estate allevo pesci e piante per la vendita e queste sono tutte quelle che mi erano avanzate e che non avevo venduto quest'anno. Quindi le quantità enormi di vallisneria e tutte le altre piante sono coltivate da me. L'unica che ho acquistato è appunto la Ludwigia, pagata 5 euro. Stessa cosa i tronchi, sono di vite presi in natura, l'ho semplicemente bolliti. A questo punto chiaramente la spesa maggiore è stata per i pesci. Ho comprato i 20 punti ostitteia con una spesa di 20 euro solamente. Sono pesci abbastanza economici, generalmente vanno da 1 euro a 2,50 euro l'uno. Io l'ho trovato a 1 euro. E poi ho preso i body all'oceata. Ne ho presi 5, costavano 4 euro l'uno, ma uno mi è stato anche regalato. Per quanto riguarda invece il trigogaster, non c'è stata spesa perché, come ho detto, sono i miei. Quindi sostanzialmente la spesa è stata di circa 45 euro per tutta questa vasca, compresa di fauna. Una vasca del genere generalmente partendo da zero viene a costare almeno un paio di centinaia di euro. Detto questo, io con questo video ho concluso, chiaramente seguiranno aggiornamenti su questa vasca, la vedremo poi anche nel tour delle vasche. Vi ricordo sempre che ho il profilo Instagram, ma non riesco più a rispondervi in chat come facevo prima, anzi non rispondo proprio più perché ormai è intasata da centinaia di messaggi e mi è impossibile gestirli, però comunque lo utilizzo per le storie e per i post. Detto questo, al prossimo video e ciao a tutti!